Emergenza abitativa nella provincia di Pescara. I recenti dati ufficiali fotografano una situazione senza dubbio allarmante, con particolare riferimento alla crescita degli sfratti e alla difficoltà di accesso all'abitazione per le fasce più deboli della popolazione. Geppino Oleandro, segretario SUNIA Abruzzo e Molise, e Alessandra Genco, segreteria CGIL Pescara. Il 70% di tutti gli sfratti richiesti nella regione Abruzzo sono nella provincia di Pescara. La seconda anomalia, che è criticità, è che la provincia di Pescara è l'unica tra le province abruzzesi dove il fenomeno degli sfratti si concentra maggiormente nella città capoluogo. Quali sono le soluzioni che propugnate? L'istituzione di un tavolo istituzionale presso la prefettura affinché siano graduati gli sfratti, venga esercitato il diritto del proprietario ma contestualmente il diritto dell'inquilino a un passaggio morbido da casa a casa. Chiediamo inoltre che l'ATER metta a disposizione gli alloggi sfitti, ma soprattutto che il governo, la filiera istituzionale che parte dal governo nazionale alla regione e ai comuni, di ripristinare il fondo sociale per la morosità incolpevole e il Fondo nazionale per il sostegno all'affitto. È venuto meno il reddito di cittadinanza. Come sappiamo, nella quota del reddito di cittadinanza c'erano 270 euro che potevano essere usati per gli affitti. C'è questa situazione che ci allarma moltissimo e che riguarda la nostra provincia più che le altre province della regione Abruzzo. L'incidenza degli sfratti è notevole. L'incidente degli sfratti è notevole. Quello che preoccupa molto è l'alto tasso di sfratti dovuti all'impossibilità di pagare l'affitto. Il che nasconde una questione molto sociale e quindi capire anche come si sta muovendo tutta la questione del sostegno alle persone che in questo momento hanno una difficoltà a sostenersi autonomamente.